Abbiamo toccato e visto parecchi aspetti di tutta questa situazione e adesso c'è anche quello molto significativo economico, quello che ha a che vedere da un lato economico e dall'altro anche con le scelte che farà il nostro paese nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Se, con noi collegato questa mattina il costituzionalista Alfonso Celotto, spesso nostro ospite, grazie per essere con noi, bentornato. Grande piacere, buongiorno. Buongiorno Celotto, benvenuto. Allora abbiamo scelto di partire proprio dalla Costituzione, di partire dall'articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. E ancora, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Partiamo da qui, Celotto. Sì, è penso che non ci sia titolo più attuale della prima parte dell'articolo 11 della Costituzione stamattina. Cioè il fatto che l'Italia è un paese che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, che è quello che esattamente sta succedendo, perché è una guerra invasiva per limitare la libertà degli altri popoli. Quindi questo ci fa capire ancora una volta la lungimiranza e l'attenzione dei nostri costituenti e il fatto che i diritti, i valori di libertà anche a 1000 chilometri da noi non siano assolutamente rispettati. Celotto, si pone inevitabilmente, e lo si è fatto anche nei giorni scorsi, un problema di tipo energetico. Il Premier Draghi nelle ultime settimane ha ripetuto per ben due volte che l'Italia deve aumentare la propria capacità di autonomia in questo senso, ma la situazione che si è venuta a sviluppare tra la Russia e l'Ucraina inevitabilmente avrà delle pesanti ripercussioni in questo senso. Esattamente così, esattamente così. Noi sappiamo che da anni l'Italia ha una dipendenza economica forte dall'estero, sul gas, sul carbone, sul petrolio, anche per le scelte che sono state fatte sul nucleare, peraltro con referendum abrogativi. Sappiamo anche che l'Ucraina è il primo produttore europeo di materiali fossili e di carbone, è uno dei primi al mondo anche per riserve di petrolio e di gas naturale. Sappiamo che la guerra fra Ucraina e Russia è anche una guerra economica, anche una guerra sui giacimenti, però gli effetti indiretti di tutto questo devono farci capire che noi dobbiamo essere più pronti a essere autonomi energeticamente. Quindi un incentivo serio alle rinnovabili, serio però, e poi casomai prendere in considerazione il nuovo nucleare, che sembra una delle fonti veramente ormai più sicure e che ci può dare quell'autonomia di cui abbiamo bisogno, per non essere così appesi agli eventi altrui. Celotto, sarà una prova anche un po' per la nostra classe politica, perché è chiaro, bilanciare le esigenze che la nostra Costituzione chiaramente detta con poi ovviamente l'interventismo che la NATO potrebbe proporre, ovviamente per ora solamente a livello di sanzioni economiche, metterà alla prova la nostra classe politica. Assolutamente sì, la scelta non sarà facile, anche perché sappiamo che in Italia da sempre abbiamo, pur essendo finita da anni, il grande partito comunista, la guerra fredda, in Italia abbiamo una posizione filorussa abbastanza ampia nei nostri partiti, bisogna proprio capire quale sarà la posizione. Sappiamo che l'Ucraina non è paese della NATO, quindi non c'è l'immediato obbligo di intervento che potrebbe scattare tra tutti i paesi. Sappiamo che una delle questioni sul tavolo è proprio quella se l'Ucraina poteva entrare a far parte della NATO. Le sanzioni economiche ci sono, sappiamo che però le sanzioni economiche sia delle nazioni singole sia dell'ONU per anni contro l'Iraq, la Jugoslavia, l'Afghanistan non è che hanno sortito grandissimi effetti. Ora bisogna capire e come al solito qual è il punto di decisione, il Parlamento. Cioè noi adesso vediamo dichiarazioni, Twitter, però bisognerebbe portare la questione in Parlamento, perché è il Parlamento che dovrebbe decidere cosa fare. Certamente, poi insomma non può essere una decisione presa unilateralmente dall'Italia, ma qui è evidente che si parla di decisione a livello europeo, se non addirittura internazionale. Quando però diciamo l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà degli altri popoli, è chiaro che non è che possiamo difendere la libertà degli altri dalla guerra di altri con un'altra guerra. Quindi anche qui è chiaro, io comprendo che ci sia anche della difficoltà nel fare le scelte, perché se dobbiamo andare a difendere gli ucraini dalla guerra della Russia, però non possiamo poi fare la guerra noi. Sì, allora questa è una questione che si è posta già qualche anno fa con le missioni di pace, soprattutto dell'ONU, quando l'Italia ha partecipato, perché alcuni ritenevano inizialmente che l'Italia non potesse neanche partecipare alle missioni di pace dell'ONU proprio perché ripudia la guerra. Poi si è detto che ripudia la guerra offensiva, ma la guerra difensiva non la può ripudiare, perché ovviamente viene subita la guerra difensiva e quindi l'Italia può difendersi se necessario.
ma soprattutto può partecipare alle missioni di pace, perché la seconda parte del letto dell'articolo 11 consente alle organizzazioni che assicurano pace e giustizia tra le nazioni, è proprio quella, cioè l'Italia vuole essere un paese di peacekeeping, no? Ricordiamo tante volte i nostri grandi risultati proprio nelle missioni ONU. Alfonso Celotto, costituzionalista, come sempre chiarissimo nell'esposizione anche di temi importanti dell'ultima ora come questi. Ci sentiamo molto presto, intanto buona giornata e buon lavoro. Con molto piacere, grazie a voi.